Bentornati nella serie della Chrome dei Fakemon, quelli veramente belli, del tipo che Game Freak, ti prego, prendi spunto perché i tuoi Pokémon ormai sembrano Digimon. E quindi andiamo avanti. Cioè no, in realtà dobbiamo tornare indietro perché sono un imbecille. Questo qui non l'avevo battuto. E tra le altre cose vi devo anche fare i complimenti perché abbiamo raggiunto i 50, forse subito il giorno dopo, e adesso stanno anche salendo i likes. Bravi, bravi. Significa che almeno sta roba vi piace e almeno non butto le mie ore inutilmente. Bravi, fatelo anche questa volta. E non avevo battuto anche lui. Molto bene, allora adesso dovremmo tornare indietro. Ma quanta gente non ho battuto? Fantasia, portami via anche stavolta. Vuoi vedere che è la stessa identica? È la stessa identica. Cioè, qui la voglia di modificare le cose sta raggiungendo livelli incredibili. Questo qui è Rudy Super Saiyan God. Vediamo se ha fatto come con l'ultimo e... No, questo l'ha modificato. Sono Garrett. Sì, vabbè. Sì. Però non vedo più i Mugshot, l'ha messo per una palestra, poi si è rotto i coglioni. È la pre-evoluzione di Delibird quella. Ah, ho vinto così. Ok. La medaglia forza! Mi dà il capo, c'è proprio Rudy in tutto e per tutto. Uguale. Va bene. Tutto uguale. Però che tristezza questa palestra, niente di niente. E adesso possiamo tornare dove siamo arrivati. Qua in alto c'è un percorso. Qua ci sarà la famiglia Vinci. Sì, ok, la famiglia Vinci. Invece a destra sicuramente avremo il percorso d'acqua. Ok, allora. Qui è il percorso uguale identico a quello di Rubino e Zaffiro, va bene. Oh, you gotta go! E qua c'è della forza che mi impedisce di camminare, va bene. Vediamo invece di qua. Scuola pensione. Oh, cosa è quella cosa? Si è perso delle foglie di lattuga sulle ali, quell'aborto. Oh, c'è Riolu! No, Riolu lo voglio però. E sapete cosa? Adesso vediamo di trovarlo, sto Riolu. Eccolo lì. Tra poco perderò la mia esistenza nel trovare un Riolu. C'è uno spiedino ambulante. Va bene, in questa città non c'è un cazzo da fare. Bene, bene. Cosa? Io ho paura. Però per fortuna non ci possiamo neanche andare, quindi ciao. È uguale al percorso originale. Oddio, cosa cazzo sono quelli? Sono i demonieti di Wind Waker. Grumble. Che cosa è successo agli altri che sono andati a Fall Harbor? Sono in ritardo. Ma questo qui è il dialogo dei magma, ma porca troia. Oh, è qua che si trova lo schifo. Catturiamolo. Avevate altre idee per caso? Ricordo, però qua adesso non posso più andare avanti. Cioè sì, li vedo gli errori, tutti i glitch e tutte le robe brutte, però l'unico posto per cui proseguire era qui. Dove dovrei andare altrimenti? Ma ciao! Questi qui sono le JPEG di PowerPoint 97. Però sono curioso di sapere che cazzo sia questo coso. Sì, direi che questo è il nome che più gli si addice. Sì! Mi chiedo se pensa che il mondo sia piatto. Il mondo è piatto? Sono tentatissimo di risponderti sì, però siccome io sono ateo, dico di no, eh. Ehi, sei la prima persona che abbia mai incontrato che può capire i Pokémon. Mi spieghi come? Voglio fare lo stronzo, però ti dico sì, dai. Ah, così arrivi da un posto molto lontano, eh? E sei parte di un... che è nata con abilità cognitive molto sviluppate.
però le hai perse entrando in questo mondo, ma le hai ottenute di nuovo tenendo un quarzo. Wow, ho una storia da raccontare al mio amico stanotte. Ciao, benvenuto al centro d'adozione Pokémon. Qui è dove i Pokémon senza casa possono trovare delle nuove famiglie. Sembra essere un buon allenatore di Pokémon. Vuoi un Eevee? Perché no, dai, dammelo. Sì, però non posso dargli il soprannome, che schifo. Parte al 5, ah, al 5, manco so più leggere. Parte al 15, quindi potremo usarlo senza morire, ma... Avevo detto che avrei preferito avere una squadra di soli Fakemon. Quindi probabilmente troverà rifugio nel box. Salve, Steven, e perché c'è un Mugshot Run? Va bene, non lo so. Strano, mi ha detto di incontrarla qui. Oh, ciao Gigiro. Se non lo sai ancora, questa è la casa di Rachel. Un Pokémon Market? Qui c'è un'altra TM, l'ho trovata vicino a casa. No, speravo fosse forza. Ha detto di andare di sopra per prendermi il premio, ma non so. 46 è Pure Suprey. Cos'è Pursuit? Evidentemente non doveva trovarsi qui. Cioè, sono tornato alla terza città, mi sembra. Sì, terza città. E ancora niente. Dove cazzo si trova forza? Come cazzo. Umbreon? Forse qua. Cos'è? Ma che cazzo? Cosa? No, allora io ho cioè ho parlato con una Pokéball ed è uscito fuori un allenatore con questo. Cosa? C'è Gesù in questo gioco? No, gente. Io sento la mia sanità mentale esplodere e facciamo che esploreremo questo percorso nel prossimo episodio, perché non ce la faccio davvero più. Comunque, a me piace un sacco il backtracking, del tipo che in questo momento vorrei prendere un cavo qualsiasi. Ecco, magari potrei usare il cavo della tastiera e impiccarmi, non so, lì alla tenda. Sì, dai, così magari la facciamo finita con sta puttanata. Ok, va bene, facciamo che ci vediamo la prossima volta, addio. E mi raccomando, soliti 50 like.